Siamo qui oggi in questo giorno in cui si ricorda l'anniversario della strage di Via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Borsellino e tutti gli uomini di scorta, gli uomini e le donne, perché non dimentichiamoci che nella scorta c'era anche Emanuela Loi, che è stata la prima donna poliziotto a morire in servizio. È un'ecatombe, noi diciamo, assolutamente frequente. Purtroppo solamente nel 2020, nonostante sia stato un anno di lockdown e di chiusure, sono stati ben 2.687 i poliziotti feriti. È un numero eccessivamente alto perché possa passare inosservato. Sono 8 al mese, sono ben uno ogni 3 ore e mezza. Noi diciamo che la sicurezza è un'infrastruttura immateriale tra le più importanti di questo paese, un'infrastruttura immateriale che si poggia su dei pilastri logicamente forti, seri, coesi, che sono le donne e gli uomini in divisa che lavorano quotidianamente per le istituzioni democratiche di questo paese, ma devono anche essere supportate con strumenti idonei e che la dignità professionale di ogni operatore quindi sia anche salvaguardata sotto un punto di vista operativo. Senta, dopo 20 anni Amnesty International è tornata a chiedere codici identificativi per le forze di polizia. Allora, dopo 20 anni si è fatto moltissimo per quanto riguarda le strategie e sull'ordine pubblico. La polizia ha cambiato tantissimo, ha fatto una scuola specifica, sono cambiate tutta una serie quindi di disposizioni, di organizzazione completamente. Quello che non è cambiato invece, e questo lo trovo assurdo, è la parte invece dei cosiddetti professionisti del disordine. Più che identificativi sul casco, che non farebbero altro che esporre oltremodo gli operatori di polizia, io penso che sia più giusto e adeguato pensare a una normativa sull'ordine pubblico più completa, che tenga anche conto effettivamente di quello che si può e non si può fare in servizio, che renda giustizia a tutti gli operatori. Stasera si guarda i fatti di 20 anni fa, ma immagino guarderete presto anche gli obiettivi dei prossimi 20, tra i primi quali dei? Innanzitutto oggi si guarda i fatti di 20 anni fa, ma si arriva anche a Roma, quindi giusto per ricordare quello che è successo alla stazione Termini, dove un collega ha dovuto fare uso della pistola di ordinanza, che ha portato quindi al ferimento di un extracomunitario. Noi nei prossimi 20 vediamo sicuramente degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine che possano bypassare l'arma. Non è corretto che si usi né l'arma se non nell'estrema razio e tantomeno le mani, e non si può neanche chiedere quindi ai poliziotti di essere dei buttafuori da strada. Quindi per i prossimi 20 anni noi ci immaginiamo innanzitutto strumenti operativi nuovi e adeguati alle nuove misure. Ci aspettiamo una tutela legale seria e che quindi non abbandoni i servitori dello Stato nel momento di maggiore bisogno, e ci aspettiamo soprattutto dei protocolli operativi chiari che possano anche tenere quindi eventuali problematiche dinanzi all'autorità giudiziaria.